Ciao, benvenuto. Sono Bob Proctor. Ho tenuto seminari in tutto il mondo e per molto tempo. Ma poco più di 10 anni fa, quando è sbarcato The Secret, in quasi tutti i seminari in cui andavo c'era sempre un uomo o una donna che venivano da me e cercavano di tirarmi verso di loro. Era come se volessero parlarmi, ma senza che nessuno li ascoltasse. E chiedevano, la legge di attrazione funziona per le persone? Sapevo esattamente dove stavano andando. Dicevano, potrei attrarre una persona nella mia vita? Rispondevo, assolutamente sì. Quindi realizzai che ci sono molte persone che vogliono saperlo, ed è proprio così che funziona. Vediamo un po'. Metto una grafica qui e le diamo un'occhiata. È così che attiri la persona che vuoi nella tua vita. Ora, prendi un foglio di carta o una scheda e fai un cerchio sopra. E in quel cerchio scrivi il mio uomo o la mia donna, qualunque cosa tu voglia attirare. E poi fai una serie di linee a formare a mo' di stella. E successivamente inizi a riempirle con il tipo di persona che vuoi, le qualità che deve avere. Per prima cosa, vuoi che quella persona sia libera, perché se non lo sono loro, non lo sarai neanche tu. Così come vuoi anche che la persona sia felice. Chi vuole stare con una persona con la faccia triste tutto il tempo? Ora, questo sembra assurdo per alcune persone, ma se capisci la legge, capisci che siamo tutti un'espressione dello stesso esatto potere. E questo potere opera per legge. La vibrazione è una delle leggi. Ora, la vibrazione è la legge primaria, le attrazioni sono secondarie. Puoi attrarre a te solo ciò con cui sei in armonia. Ora, quando vuoi attrarre una persona gentile, vuoi attrarre qualcuno che sia gentile con te. E scoprirai che puoi vivere una vita piuttosto piacevole con alcune di queste qualità. Vuoi qualcuno che si preoccupi per te. Ora pensa a tutte queste cose. Pensa a come voglio che sia la persona. Bene, vuoi che abbia queste qualità. Cerca di capire questo. Non devi dare un volto a questa persona. Oh, so già che hai messo gli occhi su qualcuno. Non hai il diritto di pasticciare con la loro mente, ed è quello che faresti. Finiresti per trasmettere a loro un'immagine. No, devi solo trasmetterla all'universo. Ti dirò cosa accadrà prima di finire qui e tornare indietro. Continuiamo a pensare alle qualità. Vuoi una persona che sia in buona salute? Vuoi una persona sana? Vuoi qualcuno che vibri di energia, vivo? Sai a cosa mi riferisco. E vuoi qualcuno che abbia un bell'aspetto? Qualcuno che ha un bell'aspetto, che sembri perspicace, sai? E vuoi anche una persona finanziariamente indipendente. Non devi mantenere questa persona. Vuoi qualcuno finanziariamente indipendente. E poi sai che non è solo una questione di soldi. Vuoi qualcuno che sia nell'ambito della crescita personale. Se sei nell'ambito della crescita personale, sicuramente vuoi che anche egli lo sia. Ora, ricorda quello che ho detto. Non devi dare un volto a questa persona, perché dopo inizi a pasticciare con la loro mente e non hai il diritto di farlo. Ora inizia a vederti con questa persona. Se non ci riesci, metti qualche linea in più e delineala meglio. Pensa ad aggiungere solo le qualità, tutto ciò che vuoi che questa persona abbia. E poi mentalmente inizia a vivere con questa persona. Non dire a nessuno che lo stai facendo. Fai una passeggiata con lei, parla con lei, cena con lei e prosegui mentalmente una conversazione con questa persona immaginaria. Ora, cosa stai facendo? Quando stai pensando a una persona con tutte queste qualità, puoi vedere che ti stai mettendo in quella vibrazione. E continui a farlo. Lo fai su base regolare e capisci che l'universo ti invierà esattamente ciò con cui sei in armonia. Se stai attraendo nella tua vita ciò che non vuoi, è meglio dare uno sguardo prima a te stesso, perché sei l'unica persona di cui preoccuparti. Non puoi mai cambiare un'altra persona. In effetti, quando inizi davvero a capire quanto sia difficile cambiare te stesso, non vuoi nemmeno provare a cambiare un'altra persona. Ora fai questo. Fai l'amore con questa persona. Vai a fare una passeggiata. Cena con lei. Tutto ciò che faresti, fallo con questo individuo e lo troverai. Quella persona, boom, arriva dritto nella tua vita. Provalo, ti piacerà.